presenza del commissariato Aurelio. Siamo sotto Tingo 21. C'è la persona in mano. Siamo sotto Tingo 21. Siamo sotto Tingo. Allora, tutti, rapina consumata, via Venezia. Rapina consumata con coltello. Buonasera, buonasera, bentornati al consueto appuntamento con WVela 21 TV. È sempre emozionante sentire la sigla di apertura. È una trasmissione per me molto sentita, è una trasmissione particolare quella di stasera. E vorrei presentare subito il professor Carlo Gaudio. Buonasera, prof. Buonasera. Grazie intanto di essere nello studio. Dall'altra parte, insieme a Massimiliano Burri, perito analista militare, c'è Marco Biccheri, quindi buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, vi do subito qualche riferimento. Allora, per intervenire in diretta potete chiamare lo 06 71 54 31 20 per i vostri messaggi o vocali. Il numero è 3939 300 400. Potete seguire WVela 21 in TV al canale 74 di NSL, pure in streaming sul sito nslradiotv.it. A proposito di canale, allora state molto attenti. A partire dalla metà di giugno, vi comunicheremo poi la data ufficiale, NSL con tutto il suo palinsesto, e quindi compresa WVela 21, si sposterà al canale 88. Siamo fieri di partecipare alla rivoluzione del digitale e di aver superato il bando per le emittenti del Lazio e di aver scelto un canale così semplice da ricordare. E quindi vediamo il promo. Possiamo cambiare il nostro destino scegliendo di agire. Possiamo provare a cambiare il mondo dando il buon esempio. Possiamo cambiare punto di vista cercando di capire gli altri. Ma la cosa più semplice che possiamo fare è cambiare canale. NSL partecipa alla rivoluzione digitale e si sposta all'88, mantenendo la sua anima innovativa e cross-mediale. 88 è più facile. Allora, torniamo in diretta. Se volete rivedere la puntata, non perdetevi le repliche. Allora, la prima replica è domenica alle ore 18, quindi domenica, dopodomani, e il mercoledì successivo sempre alle 18. Ovviamente con la diretta tutti i venerdì alle 21.30. I ringraziamenti: Andrea Canizzaro per la regia video, Giorgio Amodeo per la regia audio, Gatto Martina per la redazione, Erika Menghi per la produzione. Allora, il professor Carlo Gaudio ha scritto un libro straordinario, mi consenta, prof, L'Urlo di Moro, autenticità e intelligenza politica nelle lettere dalla prigione. Nell'introduzione io leggo due righe, poi le chiedo subito un primo commento. Ciò che più ci può risarcire, parzialmente compensare della privazione di una persona insostituibile come Aldo Moro, è Moro stesso. Beh, come dire, sono quelle parole, poche parole, che però ti aprono un mondo, no? Nel linguaggio sportivo c'è una famosa frase riferita a un grande campione del ciclismo, detta da un giornalista straordinario che era Ferretti, il quale disse un bel giorno: un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Con quelle poche parole, come lei ha fatto per illustrare questo libro, perché, prof, perché lo ha scritto? Grazie per questa introduzione, perché è proprio per ridare a Moro la sua dignità di grande personaggio e di grande uomo, perché la narrazione di quei giorni, di quei drammatici giorni che vanno dal 16 marzo del 78 al 9 maggio, al giorno dell'esecuzione, erano stati
stravolti sia dai fatti di cronaca e sia dalla narrazione che i giornali dell'epoca subito diedero della situazione di Moro, e cioè di un Moro immediatamente non più lucido, non più presente a se stesso, in balia dei brigatisti, affetto dalla sindrome di Stoccolma, un fantoccio nelle mani dei brigatisti. Tutti i titoli dei maggiori quotidiani, salvo poche eccezioni, presentavano Moro come non più Moro. E quindi la reazione per me, che l'avevo conosciuto, perché mio padre prese la seconda laurea in giurisprudenza con Moro a Bari, quando Moro insegnava filosofia del diritto, e poi avevo avuto occasione di conoscerlo, di ascoltare i suoi discorsi. Quelle lettere mi sembravano assolutamente autentiche, e il suo modo di ragionare, come lui stesso poi rivendicava nelle lettere stesse, era quello di sempre, il suo modo di argomentare, di mediare, e quindi ridare a Moro la sua dignità, la sua intelligenza politica, la sua sapienza giuridica, la sua finezza che, poi ne parleremo, sconfina in delle manovre raffinate per sfuggire alla censura brigatista. E quindi un Moro non lucido, super lucido, e magari gli affetti della sindrome di Stoccolma erano i suoi carcerieri e non Moro rispetto a loro. E non il presidente Moro. Marco Piccheri e Massimiliano Burri. Sì, io, diciamo, in alcune diapositive che il professore ci ha inviato e che poi magari la regia le trasmetterà, ho visto le vedremo. Di un Gatto libro Martina della Braghetti che io, cioè, tra l'altro, ho letto e che ricordavo anche bene, in cui vengono in qualche modo, diciamo, evidenziato come la differenza culturale proprio tra Moro e i suoi diciamo, cioè, carcerieri che poi lo interrogavano, no? Era talmente evidente, talmente forte, che anche loro stessi poi avevano una sorta di difficoltà a capire veramente i messaggi che Moro voleva mandare, cioè si trovavano in difficoltà proprio a poter comprendere pienamente tutto ciò che Moro intendeva dire, perché Moro usava un linguaggio molto forbito, cioè da professore, e loro, malgrado forse qualcuno era anche abbastanza erudito, però era come se non fossero all'altezza di recepire i messaggi che Moro mandava. Questo era scontato, anche dal punto di vista militare. Noi abbiamo sempre accreditato le Brigate Rosse di una organizzazione più grande di quella che avevano. Io l'ho provato sulla mia pelle. Io ricordo quando abbiamo catturato Prospero Gallinari e Maranani. Nel momento in cui ti giochi la partita faccia a faccia, mostravano la loro impreparazione. Quindi il fatto stesso di Gallinari e Maranani a cambiare la targa di una macchina per strada vicino alle Mura Latine, quindi passa uno, vede questi due. I telefonini non c'erano, quindi che fa? Va a casa, posa la spesa, chiama il 113, e quindi il 113 manda una volante. Quando arriva la volante stanno ancora lì, quindi dimostrano non un'impreparazione, ma proprio una... Non so, volevo sentire Massimiliano Burri brevemente, perché poi torniamo con un documento che vorrei far vedere che abbiamo solo noi. Io credo che sia importante sottolineare l'attualità di Aldo Moro, che nonostante sono passati svariati decenni è ancora un personaggio attuale da un punto di vista politico e filosofico, è ancora un personaggio che fa parlare di sé, che la sua opera fa parlare di sé, e soprattutto quello che ha dato allo Stato italiano, non solo al suo partito. Credo che difficilmente Aldo Moro
passerà nel dimenticatoio dello Stato italiano, della storia della Repubblica italiana, proprio perché aveva una capacità di interloquire con le persone, di ammaliare le persone e di rendere tutto comunque più semplice, perché aveva dei modi che erano unici, soprattutto nell'educazione, nella gentilezza e da un punto di vista culturale, come ha detto l'amico Biccari, inarrivabile, tanto che la differenza fra i brigatisti e Aldo Moro era abissale da un punto di vista della cultura. Loro l'unica cultura che avevano era quella delle armi, delle pistole. Sì, quella però di sparare alle spalle. Soprattutto. Loro sparavano alle spalle, quindi quanti poliziotti sono stati uccisi? Proprio perché li prendevano alle spalle alla fermata dell'autobus e nel momento, l'unico momento, uno dei momenti nei quali ci siamo trovati faccia a faccia a confrontarci in via Lusitania, quando Maranani scappò e si rifugiò dentro un garage, e lì hanno mostrato la loro impreparazione, hanno mostrato la loro incapacità combattiva, anche perché noi nel frattempo eravamo stati addestrati e quindi le forze di polizia avevano acquisito una preparazione particolare. Professor Gaudio, ma i politici forse prima erano un po' diversi. Ho conosciuto anche il presidente Fanfani, ho sostenuto con lui un esame di giurisprudenza, cioè non voglio dire nulla, per carità di Dio, però stiamo parlando di Fanfani, stiamo parlando di Cossiga, stiamo parlando di Moro, stiamo parlando anche di Craxi, quindi personaggi di una levatura culturale un po' diversa da quella di oggi. Beh sì, senz'altro. Tuttavia Moro era sicuramente rispettato con un timore reverenziale, penso anche allo stesso Fanfani e anche a Giulio Andreotti, cioè Moro era visto come il più grande pensatore politico dell'epoca, uno dei più grandi. L'ho citato Andreotti perché poi volevo fare sì, una citazione. Uno a parte, dei più grandi del Novecento e quindi era colui che, diciamo, nel ragionamento, nella mediazione, cercava di portare con quel suo linguaggio particolare, ma di convincere con gradualità. E in un incontro con Licio Gelli, lui dice a Licio Gelli: lei non sa che cos'è la democrazia. Al contrario di altri uomini politici, l'unico incontro di persona di Moro con Gelli fu uno scontro. Se lei non sa che cos'è la democrazia, fece un esempio culinario, come una pentola di fagioli che devono essere cucinati lentamente. Questa è la concezione di Moro, cioè di portare le masse, sia le masse cattoliche che poi le masse di ideologia socialista e comunista, all'accettazione della democrazia. E questo è stato il suo obiettivo di sempre, da pensatore politico e da uomo politico, con quella gradualità e quella pazienza e quel suo tono che poteva sembrare monotono. Il mio titolo, L'urlo di Moro, è stato proprio in contrapposizione a questo, per far capire che Moro nel periodo della prigionia si ribellò e decise di lottare. Le ho detto in apertura, professore, che questa è una trasmissione per me molto sentita. Io ho fatto il poliziotto per tanti anni e facevo parte della scorta istituzionale del presidente. Quando lui entrava o usciva dal suo ufficio a via Savoglio 88 c'era la mia volante, la volante 8, e quindi siccome magari tardava un po' a scendere o tardava un po' ad arrivare, noi ci fermavamo lì sotto con i ragazzi della scorta e abbiamo la possibilità, perché credo che siamo stati gli unici a farlo, ma forse tanti anni di doppia vela 21, tanti anni di servizio a bordo
nelle volanti della polizia, prima come poliziotto, poi come giornalista per raccontare i fatti, gli accadimenti in tempo reale, come ha sentito nella sigla. Forse ce lo siamo meritato. Ce lo siamo meritato ed è stato per me un momento di grande dolore. Io adesso gliele faccio vedere, professore, perché le foto ne hanno pubblicate tante. Questa è l'alfetta della scorta del presidente Moro. Le foto ne hanno pubblicate tante, ma solo noi siamo riusciti a scendere in quel garage dove sotto un telone era custodita questa memoria. E tra poco, quando la telecamera farà il giro, vedremo delle immagini sconvolgenti. Io su questa macchina ci ho fumato 100 sigarette quando stavo insieme ai ragazzi della scorta. E eravamo anche amici. Ecco, guardate la fiancata. Questo non è un trucco cinematografico. Questi sono i colpi dei mitra. Sono i colpi dei mitra che sono stati sparati bassi per uccidere. E quelle macchie che si intravedono ancora a distanza di tanti anni nella carrozzeria sono le macchie di sangue. Sono immagini sconvolgenti, ecco perché l'ho detto in apertura che questa per me era una trasmissione molto, molto sentita. Ecco, guardate i colpi. Sono stati sparati proprio per uccidere, proprio per eliminare i componenti a scorta. Massimiliano Buri, credo che chi meglio di lui per un'analisi forense? Massimiliano. Ma guarda, sono immagini che ancora oggi lasciano i brividi. I terroristi spararono, perché di questo dobbiamo parlare, di terroristi. Spararono a circa un metro e mezzo di distanza, quindi ad altezza d'uomo, e uccisero quasi simultaneamente tutti i componenti della scorta. Il primo a morire fu il caro maresciallo Leonardi, che io ricordo sempre perché me ne hanno parlato tutti di Leonardi. Io ero piccolo all'epoca, ma il maresciallo Leonardi era conosciuto a Roma perché era un abile tiratore di armi, e proprio per questo fu designato come il primo a cadere, perché i terroristi lo temevano e temevano il suo addestramento. Purtroppo spararono ad altezza d'uomo e morirono quasi tutti all'istante. Cercarono di proteggere l'onorevole e ci riuscirono con il loro corpo, proprio nell'ultimo gesto, il gesto del poliziotto che alla fine preferisce dare la vita per difendere la persona che sta scortando. Sono immagini che ancora oggi ci mettono i brividi, ci fanno sudare freddo, perché quella macchina trasuda di odio di un gruppo di persone che voleva far politica con l'assassinio, e sono felice che siano riusciti a fermarli tutti quanti e che sia soltanto una brutta stagione che è passata nel dimenticatoio, per fortuna. Professore, lei ha scritto l'urlo di Moro, il suo riscatto, perché urlo non è un grido, l'urlo è l'urlo della battaglia, l'urlo dell'uomo che non si arrende, l'urlo dell'uomo che vuole ancora sopravvivere, che se anche dovesse morire. Possiamo dire che il suo sacrificio è servito, perché con quella morte le Brigate Rosse sono finite. Ecco, allora riprendo, siete stati molto bravi a buttare già nel campo tantissimi temi, ne riprendo alcuni. L'urlo di Moro è la sua volontà di vivere, ma di vivere in maniera coraggiosa, come poi scriverà la stessa Braghetti nel suo libro Il prigioniero, cioè è stato sempre dignitoso, non ha mai ceduto, governava lui in realtà i colloqui e l'interrogatorio, ma sin dall'inizio,
e l'urlo è stato conseguente alla sua volontà di combattere. E come combatteva Moro? Con una penna a biro e dei fogli di carta. E questo è già un elemento importante, cioè se Moro combatte con una penna e dei fogli di carta, desidera mandare fuori dei messaggi. E quindi, perché non è una critica, ma è un differente approccio che io ho immaginato quando ho studiato a fondo, rigo per rigo, parola per parola, le sue lettere. Perché fare uno sforzo a immaginare una storia dei 55 giorni al posto dei magistrati, con delle verità non provate, e invece non studiare ciò che Moro mandava all'esterno, che furono recapitate solo in parte, solo per un terzo le lettere, ma studiamole bene quelle lettere, perché Moro le mandava all'esterno e quello era il suo modo di lottare e di combattere. E l'urlo è nascosto in quei messaggi che mandava, sfuggendo in maniera intelligente, acuta e raffinata alla occhiuta censura brigatista, con delle frasi che individuò con lo spirito dell'artista Leonardo Sciascia già nell'autunno del 78, dicendo: guardate che in quelle frasi vi sono dei messaggi precisi che Moro, con la sua abilità di parola, col suo dire e non dire, col suo nascondere tra le parole e i pensieri, vi sta mandando sul luogo della sua prigione. Ed ecco l'urlo, cioè i messaggi nella bottiglia lanciati nel mare che nessuno vuole raccogliere. Marco Biccheri, Massimiliano Burri, che nessuno vuole raccogliere. È una frase, pesante, una frase che pesa come un macigno. Decisamente sì, è un messaggio così, ci ha lanciato un po', cioè dal professore, abbastanza inquietante, ma un qualcosa già si era un po' capito. Io vorrei fare una domanda al professore, perché sono stato sempre fortemente interessato, no, da questo argomento. Abbiamo pochi minuti prima della pubblicità, non so se sia il caso forse di farla dopo. Come vuoi. Per dare poi al professor Gaudio la possibilità di rispondere con un pochino più di tempo. Massimiliano Burri. Ma la scomodità del personaggio Aldo Moro in alcune forme della politica e in alcune forme delle istituzioni. Moro era una persona che comunque incuteva rispetto e forse anche timore, ma proprio per il suo modo di fare, perché era una persona affabile, mai su di giri, mai nervosa, e credo che abbia dato fastidio Moro. Comunque io non sono un dietrologo, cioè sono dell'idea che l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro è maturato negli ambienti delle Brigate Rosse, ma credo che qualcuno, quando Moro è morto, ha tirato anche un sospiro di sollievo, perché era un personaggio talmente importante, talmente rispettato e ben voluto dalla gente, perché era di una semplicità devastante Aldo Moro. Ma lo vediamo nelle foto. Le fotografie di Aldo Moro, le diapositive di Aldo Moro ispirano una semplicità estrema, e credo che oggi nel mondo dei social sarebbe stata una persona che avrebbe avuto tantissimo seguito proprio per la sua umanità. Aveva un viso umano. Non era come alcuni politici, anche dell'epoca, che sembravano un po' più spigolosi, un po' più con il viso aggressivo, no? Quindi sono dell'idea che comunque Moro nelle sue lettere ha spiegato un po' il disagio che provava, soprattutto nel rapporto con i suoi avversari politici, che pur se importanti comunque erano degli avversari di un certo livello. Che lui ha sempre rispettato, eh? Li ha sempre rispettati, sì. Però erano completamente diversi dalla figura di Aldo Moro. Quando arrivò al congresso del Partito Socialista ci fu qualche accenno di contestazione, fu proprio il presidente Craxi a intervenire per bloccare. Io ricordo, perché questa cosa me l'ha raccontata
proprio lui quando io lavoravo come giornalista all'Avanti, quindi fu proprio lui a bloccare la contestazione per far sì che poi anche l'avversario politico venisse rispettato. Abbiamo un minuto prima della pubblicità? Mi dicono di sì. Prof, io certe volte ripenso, perché poi ognuno ripensa alla propria vita, no? Allora stavo pensando, ero in sala operativa, perché io facevo il poliziotto, però all'epoca quando succedevano delle cose, e all'epoca succedevano spesso, per punizione il mio capitano, il capitano Tagliente, che poi sarebbe diventato questore di Roma e poi prefetto, per punizione mi spediva in sala operativa a fare l'operatore, quindi dovevo passare un paio di mesi e poi ritornavo sulle volanti. Quindi ero presente la notte precedente il sequestro ed ero presente quando alle 13.05 il capoturno mi disse: manda la volante 1 in via Caetani, perché lì hanno ritrovato Mor. E per me fu un momento di grande emozione quando poi la volante 1 nel giro di un paio di minuti arrivò in via Caetani e mi disse: W21, confermo, è lui. E ricordo quando una volta la sala operativa era più piccola di quella di adesso, però era anche abbastanza grande, e improvvisamente il mondo si fermò. E il mondo si fermò perché rimanemmo tutti in silenzio, e la mia risposta tardò quella manciata di secondi quando dissi: ricevuto, volante 1, ricevuto. Ci fermiamo per la pubblicità, ma voi restate con noi. Torniamo in diretta. Stavamo ripensando a quello che poteva essere una vita o che poteva essere un'altra vita. Abbiamo sopravvalutato le Brigate Rosse, sia dal punto di vista organizzativo e militare, sia dal punto di vista culturale. Lo ha riferito il professor Gaudio. Moro aveva un lessico, una preparazione, un modo di parlare, di scrivere, che certamente contrastava con la poca conoscenza dell'italiano da parte dei terroristi. Dal punto di vista militare, io ho detto prima, quando Gallinari e Marananni si attardarono un quarto d'ora a cambiare la targa di una macchina, questo stava a significare che proprio non avevo l'idea. Poi quando lei scappò, si rifugiò dentro questo garage e venne braccata dai carabinieri, venne braccata da un poliziotto che si fermò all'ingresso di questo garage sentendo sparare dentro, e questo poliziotto si chiese: se entro mi sparano, ma se non entro mi sputo in faccia per tutta la vita. E sono entrato, e quindi evidentemente noi avevamo una marcia in più. Allora dobbiamo correre perché il professore ci deve lasciare alle 22.30, poi tornerà a trovarci, spero, prossimamente. E Marco Biccheri. Sarò molto rapido, Giulio. Io... Beh, rapido detto da te è la parola grossa, comunque te la passo, dai, passo. Ho letto un paio di libri di ex brigadisti o di brigadisti, cioè sull'argomento, sperando di trovare nei loro scritti un qualche dettaglio che mi aiutasse a capire un pochino meglio quello che era successo, se c'erano state altre cose, altre persone. Invece ho notato da parte loro una sorta di quasi di omertà collettiva. Allora io chiedo al professore, ma secondo lei, cioè professore, hanno fatto tutto da soli? Allora, vorrei riprendere alcuni spunti che avete dato nei vostri interventi. Alcune verità, perché il caso Moro è il caso, come è stato detto in un libro, le verità nascoste, di verità che ancora devono essere ben chiarite. E mi sorprende, qualche scrittore che
dice nel caso Moro non vi è nessun mistero. Basti pensare all'interrogatorio del generale della Chiesa nell'82, quando Leonardo Sciascia lo incalza e il generale della Chiesa dice, fa lui le domande alla commissione e dice, mi chiedo dove siano finite le due borse di Moro che non state mai ritrovate, mi chiedo dove siano finiti gli originali di Moro, perché noi abbiamo trovato solamente delle fotocopie. Gli originali del memoriale, 239 pagine, non sono stati mai ritrovati. I 18 nastri di cui parla la Digos registrati non sono stati mai ritrovati. Alcuni filmati di cui parla in un'intervista alla fine degli anni 80 Flaminio Piccoli non sono stati mai ritrovati. Quindi le verità sul caso Moro, non si può dire che non vi siano ancora oggi tanti misteri. E un'altra verità è quella che leggiamo rispetto alla narrativa dell'epoca da alcune pagine del libro della Braghetti, Il prigioniero. Se possiamo vedere un'inquadratura di queste pagine, noi vediamo, ecco che... lo stiamo facendo, prof. Ecco, vediamo che Gatto Martina si dice, è perfetta nella sua organizzazione. Ecco, che si dice quando Moretti interrogava Moro e loro aveva anche creato un marchingegno per cui dalla stanza vicina si ascoltava, perché la stanzetta di Moro era insonorizzata, aveva creato una registrazione anche degli altoparlanti collegati con la sala adiacente dove Gallinari e la Braghetti ascoltavano. E invece qual è la verità rispetto a Moro fantoccio che era nelle mani delle Brigate Rosse che non ragionava più? Era di un Moro che invece parlava con un linguaggio antico, con una varietà di accenti, con dotte citazioni, e alla fine la Braghetti è costretta a dichiarare, a scrivere, noi non eravamo all'altezza di quel linguaggio. Prof, una domanda che le sembrerà banale. Perché hanno deciso di ucciderlo? La decisione sulla esecuzione di Moro appartiene, diciamo, principalmente a Mario Moretti, che era il capo della colonna romana. Aveva tutto questo potere. Aveva potere. Visto il processo. Mi sembrava una persona di una statura. Ha avuto potere sugli altri. Moro non viene ucciso per una decisione unanime. Viene ucciso con dei pareri contrari. E Morucci e La Faranda erano per la liberazione e alla fine Maccari, ecco un altro mistero, il famoso quarto uomo di via Montalcini che viene scoperto 15 anni dopo, nel 1993, viene arrestato e poi viene condannato ben 20 anni dopo, nel 98 rispetto agli eventi. Quindi il quarto uomo di via Montalcini, che anche egli era titubante sulla decisione. Se Moro avesse avuto un'altra settimana di vita, la sindrome di Stoccolma avrebbe colpito tutti i carcerieri, forse compreso anche Moretti. Non si rendevano conto, professore, che uccidendolo ne avrebbero fatto un martire? Quello secondo me sì. Probabilmente era c'è una doppia possibile verità. Da un lato che non volevano agire come nel caso Sossi, e questo mi dà anche la possibilità di illustrare un altro elemento che avete messo più volte in evidenza, cioè la capacità militare di questi brigatisti. Apro una parentesi sul caso Sossi, siamo nell'aprile del 74,
un comando, come giustamente lei ha detto, erano degli agguati contro uomini disarmati, soprattutto i magistrati, i giornalisti, un comando di 20 persone contro un uomo solo. Ma che succede nel sequestro Sossi? Succede che Franceschini e la Cagolle, fuggendo, avendo messo Sossi in un sacco legato nella A112, si sparano fra di loro e sbandano. Uno sbanda la A112 e va a colpire un albero, e Sossi si fa quella scoriazione che poi compare nella famosa foto davanti alla stella a 5 punte. Quindi questa era la preparazione militare, che poi diventa geometrica nel sequestro e nell'omicidio Moro, dove vogliono far apparire che 4 contro i 5 militari, poliziotti e carabinieri della scorta, hanno il sopravvento, senza che vi siano delle componenti altamente militarizzate, probabilmente non italiane ma straniere, che provengono probabilmente dalla relazione strettissima che il gruppo brigatista romano aveva con alcuni terroristi della RAF. Perché evidentemente si erano resi conto che la loro non era una preparazione ottimale, quindi sono stati costretti a chiedere aiuto agli altri. Certo, dichiarano in varie interviste, anche in libri, che loro non si allenavano, non facevano esercitazioni e non andavano a sparare perché avevano poche munizioni, quindi praticamente non si capisce come da un momento all'altro diventino degli specialisti. E nel caso specifico noi abbiamo una sventagliata di quelle immagini terribili dei fori dei proiettili sull'auto di scorta, e con un Moro illeso ci fa pensare invece ad un'operazione militare di alta specializzazione. Le voglio sottoporre una frase che mi disse Franceschini quando lo intervistai qualche anno fa. Ci ritrovammo in uno studio radiofonico e ci dicemmo: la guerra è finita, io ho fatto il poliziotto, lei ha fatto il terrorista. E lui mi disse una cosa che ricordo ancora. Disse: noi abbiamo deciso la lotta armata nel 1974 perché eravamo convinti di poter riproporre in Italia il modello cubano. Io ho fatto un salto sulla sedia, dico: ma com'è possibile? Com'è possibile che un gruppo di persone, perché Franceschini era una persona molto colta, illuminata, una persona capace di pensare, e come potevano questo gruppo di persone pensare di riproporre in Italia il modello di Cuba nel 1974, quando portavamo i basettoni, quando portavamo le giacche coi rebel, quando la Lazio vinceva lo scudetto? Sì, vi era una ideologia che sopprimeva la razionalità, non vi è dubbio, un'ideologia spinta di stampo stalinista, che poi era andata verso la lotta in un primo tempo verso questi agguati e verso le gambizzazioni, ma poi verso 81 omicidi. E questo mi dà anche il destro di far vedere, ricollegandomi a una domanda che lei mi aveva fatto prima, l'elenco degli omicidi. 81 omicidi dal 74 all'88. Lei disse prima: il sacrificio Moro è servito a qualcosa? E si è detto negli anni: il sacrificio Moro è servito perché ha salvato lo Stato. Ma questo non convince, perché il sacrificio Moro è il 25esimo degli 81 omicidi, ne sono seguiti altri 56 nei successivi 10 anni, dal 78 all'88, con una media di uno ogni 2 mesi.
allora che cosa è successo in realtà? Lo vediamo nella diapositiva. Che le Brigate Rosse non sono state sconfitte in virtù del sacrificio Moro, ma in virtù della legislazione premiale degli anni Ottanta, che ha trasformato tre ergastoli in 12 anni, laddove in paesi come gli Stati Uniti sarebbero stati oltre 200. Ci fermiamo per un servizio, ricordiamo che siamo sempre W21, siamo sempre la squadra volante, quindi tra poco Gatto Martina manderà in onda, grazie alla regia, un servizio registrato a bordo delle volanti. A proposito di volanti, dobbiamo segnalare che nella giornata di martedì la volante 5 e la volante 3 hanno tratto in salvo un ragazzo che aveva deciso di togliersi la vita. Come aveva deciso di togliersi la vita? Salendo al nono piano di un palazzo in Viale Marx. Qualcuno lo ha visto? Più di qualcuno ha chiamato il numero di emergenza, il 112. La sala operativa ovviamente ha mandato subito due volanti, unitamente ai vigili del fuoco, unitamente alle ambulanze. E quando sono arrivati lì, sapete, le volanti della polizia arrivano prima dei vigili del fuoco. E quindi si sono trovati davanti questo ragazzo che proprio stava proprio per buttarsi. E quindi gli agenti, il mio amico Francesco in testa, con il quale ho lavorato tanti anni a bordo delle volanti come giornalista, non ci ha pensato due volte. Si sono buttati e in qualche modo sono riusciti a bloccarlo, impedendo a questo ragazzo di gettarsi nel vuoto. Succede anche questo a bordo delle volanti, perché noi spesso e volentieri raccontiamo i fatti di rapine, scippi, i famosi guardie e ladri, però oltre ai famosi guardie e ladri c'è tutto un mondo che si muove e c'è tutta un'organizzazione, un servizio di prevenzione e soccorso pubblico diretto dal dottor Massimo Improta, che naturalmente funziona e funziona molto bene. Ci fermiamo per, dura 4 minuti, vero? Allora vediamo insieme questo servizio di squadra volante e poi torniamo per salutare il professor Gaudio. Hanno acceso i segnali di emergenza, cose geluminosi. Allora ci sono 5 volanti, sta andando la Prati 1, la Prati 6, la volante Borgo. Allora sta passando adesso in questo momento una nota. Segnali di emergenza acustici e luminosi. Segnali di emergenza acustici e luminosi. Allora andiamo per ordine, la zona è quella di Vescovio. Allora volante 11 e volante Vescovio. Volante 11 e volante Vescovio. Volante 11, la numerazione significa l'appartenenza al quinto gruppo volanti. Vescovio invece è la volante, questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio, la volante invece del commissariato. Allora, via Enderta è una traversa di Viale Eritrea, dovremmo essere molto vicini, la segnalazione parla di un uomo che sarebbe picchiando una donna, c'è abbastanza traffico in entrata a Roma, ma in questo momento su Viale Eritrea siamo già su Viale Eritrea, quindi il tempo di realizzare. La nota è passata proprio nel momento stesso in cui, prima del dosso, per capirci bene, poi su quel dosso c'è una storia antica, una storia che poi vi riferiremo
più avanti. Allora sul posto Vescovio volante 11. Oh ragazzi, addirittura un'altra volante. Due minuti dal tempo di intervento. Allora vediamo di scendere, vediamo quello che sta succedendo. E appena arrivati ci ha raggiunti questa signora dicendo di essere stata malmenata. Poi ci ha raggiunti anche l'uomo, il quale ha dichiarato a sua volta di essere stato lui malmenato dalla signora. Quindi adesso una lite, adesso vediamo come finisce. Intanto la segnalazione parlava appunto di un uomo che stava picchiando una donna. Momenti di tensione, ma soltanto momenti. Avete sentito la concitazione, poi subito sono arrivati gli equipaggi della 2, della 4, e hanno contribuito insieme all'equipaggio della volante 11 a fermare quest'uomo e questa donna che erano molto agitati. Adesso come prassi sarà accompagnata in ufficio per accertamenti e poi eventuali denunce e controdenunce. Torniamo in diretta per la conclusione di questo intervento del professor Carlo Gaudio. Chiamiamola intervista, ma più che un'intervista è stata una chiacchierata. Stavo leggendo una cosa che mi ha colpito. Quando lei scrive nel finale dell'introduzione gli indimenticabili uomini della sua scorta, e cita i nomi, perché molte volte la memoria ci fa difetto: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Francesco, avevamo fatto il corso insieme a Nettuno. Un Moro disarmato, inerme, abbandonato, sospinto di giorno in giorno, di ora in ora verso le tenebre di una fine disperata, tragica ma solenne. Complimenti, professore, perché credo che da qui l'urlo, la solennità dell'urlo. Sì, è il sacrificio di questi cinque uomini a cui ho proposto nel libro che vengano intitolate quelle strade che furono lo scenario della strage, dell'eccidio di Via Fani, dove alcune strade intitolate a dei comuni dell'Alta Italia potrebbero ben essere intitolate con i loro valorosi nomi, perché sono stati gli unici eroi insieme al presidente di questo tragico evento. Possiamo parlare di eroi? Beh, io direi senz'altro, perché il fatto che si sapeva che questa macchina blindata non veniva concessa al presidente negli ultimi mesi aveva fatto tribolare questi uomini, che in qualche senso, secondo me, dentro di loro, e ne è testimone anche qualche moglie o qualche mamma, aveva il sentimento di qualcosa che sarebbe successo. E se mi permette vorrei ricordare una bella
un bel ricordo del giudice Imposimato, che sul fatto che Moro non avesse citato nelle lettere gli uomini della sua scorta con un ricordo, lo smentisce dicendo che Gallinari, in un interrogatorio in carcere, gli aveva confidato che quando Moro seppe dell'uccisione dei 5 uomini della scorta, pianse per 12 ore e poi scrisse una lettera alle loro mogli e alle loro madri, e Moretti decise di distruggerle perché non voleva far vedere questa umanità di Moro all'esterno. Quindi diamo giustizia anche su questo, perché si speculò anche sul fatto che nelle lettere di Moro non si ritrovava un ricordo della scorta, che invece ci fu, e nelle tante lettere mandate ai suoi familiari più stretti, Moro scrisse anche ai familiari dei 5 uomini della sua scorta, con i quali aveva un rapporto di fratellanza, di amicizia, tant'è che scrive alla moglie di mandare Luca al mare con il figlio di uno degli uomini della sua scorta. Professore, intanto grazie a voi. Però, se devo essere sincero, è stato troppo breve questo nostro incontro. Io spero, adesso poi andremo incontro alla programmazione estiva, però io spero, intanto ringrazio Marco Biccheri, che è stato il tramite che ci ha consentito di poter arrivare a lei, e, però io spero, credo che noi dovremmo rivederci, perché scrivere un libro come questo, L'urlo di Moro, autentico, intelligente nella sua politica, nelle lettere dalla prigione, dei particolari inediti come quello che adesso ha raccontato, quello che lui aveva scritto una lettera ai parenti dei poliziotti uccisi, una lettera che certamente sarebbe stata di grande conforto, di grande umanità, che invece una persona come Moretti, e adesso non so Moretti che cosa faccia nella vita, però io credo che una persona come lui si porterà sempre dietro con sé il marchio dell'infamia. Io chiedo scusa, però io ho vissuto da vicino tante pagine del terrorismo. I miei ragazzi sono stati massacrati via Prati di Papa. Tocca un nervo scoperto, perché io posso accettare il confronto armato, ma non posso accettare, come è successo a Prati di Papa con Rolando Lanari, che tu gli spari 30 colpi di mitra e poi gli dai il colpo di grazia in faccia. Sei un infame. E un'altra verità rovesciata: Moro pianse e scrisse ai familiari degli uomini della sua scorta, mentre i brigatisti non ebbero mai una parola di pentimento per aver ucciso altre 5 persone innocenti. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie professore, noi ci fermiamo soltanto un attimo, perché poi apriamo la pagina dedicata all'Ucraina, a questo momento che si dice importante, momento di stallo, ma ne parlerà con dovizia di particolari Massimiliano Burri. Grazie professore. Grazie della ancora regia, a voi. Tra poco. Grazie. Torniamo in diretta. Ci sono, e qui coinvolgo anche Marco Biccheri e Massimiliano Burri, ci sono dei momenti in cui fare il giornalista diventa piacevole, perché la vita del giornalista, nonostante qualcuno dica il contrario, non è piacevole. È una vita di tensioni, è una vita di viaggi, di trasferte. Io una volta chiesi a Lino Cascioli, indimenticato giornalista, inviato del Messaggero, perché avesse lasciato il lavoro e si fosse invece dedicato a scrivere i libri. Ne ha scritti tantissimi ed è venuto a presentarli sempre da me. E lui mi disse che una sera, mentre stava andando al processo del lunedì, attraversando via Teulata, venne investito da una macchina. E fu un investimento piuttosto grave, trascorse più di un mese in ospedale.
e mi raccontò che lui in quel mese di ospedale ripensò alla sua vita, cioè ripensò che non aveva visto crescere la figlia, ripensò che non era stato mai abbastanza con sua moglie, che non aveva vissuto la vita che avrebbe voluto vivere, legato com'era a questo, a questa frenesia, no? Allora stai al giornale e dovevi fare a nascondino con un capo servizio, perché appena ti vedeva, Lino, devi partire per Madrid fra un'ora. E quindi compleanni, ricorrenze, sì, è tutto bello da fuori. Però poi prova a telefonare a tua moglie che siccome c'è un aereo per Madrid fra un'ora, quella scena che lei ha preparato con tanto amore e tanta cura per i suoi amici e parenti, tu a quella scena non puoi partecipare. Quindi la vita del giornalista è una vita fatta anche di questo, di tensioni. Vogliamo parlare anche della nostra vita, no? La vita che facciamo, Michele ed io, facciamo due trasmissioni di successo e siamo sempre legati all'attualità, siamo sempre legati l'ospite ti viene, l'ospite non ti viene, all'ultimo momento ti dà una buca, quindi lo devi sostituire, e sono quelle tensioni che poi ti porti dietro, e fortunatamente noi siamo arrivati a una certa età, siamo arrivati in buona salute, almeno questa è la nostra speranza. Nonostante le tensioni, nonostante tutto. Però poi succede che in una serata come questa, con un ospite prestigioso come questo, cambia tutto, perché ti ritrovi a parlare di cose, a parlare di misteri che ognuno di noi ha vissuto sulla propria pelle, i suoi ricordi, le sue angosce, le sue ansie, le sue paure, la sua violenza, perché anche la paura di morire, anche quella è violenza. Non sono parole mie, è Sacco e Banzetti. E quindi, ecco, ci sono delle serate piacevoli come questa, nelle quali abbiamo parlato in libertà. Abbiamo parlato in libertà senza addentrarci nei misteri, senza addentrarci in quei meandri complottisti che piacciono tanto. La storia di Moro è una storia ancora recente, e quindi chissà per quanto tempo ancora se ne parlerà, chissà per quanto tempo parleremo dei suoi misteri. C'era Galasso, c'era il sottoscritto in sala operativa quando la notte precedente il sequestro, e c'ero sempre io quando poi è stato ritrovato, quando il capoturno mi disse manda la volante 1 in via Caetani, c'è il presidente Moro. Io non sapevo quello che era successo, e quando la volante 1 da via Caetani mi disse 21 è lui, è morto. Ripeto, la sala operativa era abbastanza grande, non come quella di adesso. E rimanemmo tutti in silenzio. E non parlava più nessuno. Tant'è vero che tra la comunicazione della volante 1, dell'appuntato Cirelli, chiamava così, e la mia risposta, passarono 2 o 3, 4, 5 interminabili secondi. È un po' come quando tu decidi di accendere una sigaretta davanti a una telecamera. È un'eternità. Davanti a un microfono della radio, poi addirittura sono secoli. E aspettai prima di dire ricevuto volante 1. Ma fu un momento che ricordo ancora con grande tristezza, perché a quelle ricerche avevamo partecipato tutti. Comunque è stata una serata interessante, costruttiva, nella quale credo, volevo condividere questo mio parere con Marco e con Massimiliano,
credo che abbiamo parlato in libertà. Marco, sì, se posso aggiungere, io penso che quando poi si ha la possibilità di avere, cioè, come ospite un professore che ti può illuminare anche su certi aspetti che non conosciamo bene, diciamo, rimpiangi solamente forse il poco tempo che hai avuto a disposizione, perché magari alcuni aspetti potono essere approfonditi. Io però di una cosa, cioè, ringrazio il professore che ci ha aggiornato su un particolare che io penso che forse non tutti conoscevano. Io c'è, cioè, per esempio, e Massimiliano qui non eravamo a conoscenza, il fatto che Moro scrisse delle lettere anche ai familiari della scorta. Cioè questa infatti era una cosa che io sapevo, perché me la disse una volta il giudice imposimato, che, con il quale avevo un'amicizia storica. E infatti gli chiesi al giudice: ma come mai non ne ha parlato mai nessuno? Non lo so Marco, non lo so. Però certamente quell'atto di distruggere quelle lettere, che certamente, per carità, non sarebbero servite a niente a lenire il dolore, però certamente sarebbe stato un atto di umanità. E Moretti invece volle distruggerle, perché Moretti era un impassato. Beh, ma il motivo, Giulio, però, cioè, penso, si è pensava, chiaro, perché quelle lettere avrebbero dato ulteriore spessore di umanità al Presidente. Dimmi. No, dico, perché quelle lettere avrebbero conferito un ulteriore spessore grande di umanità al Presidente, e quindi l'avrebbero sempre reso più un eroe, un martire davanti agli occhi del popolo. Ma sai che c'è? Allora, la scorta, tra l'altro poi fra un paio di settimane avremo un grosso personaggio presente in studio, abbiamo già concordato la data, il 3 di giugno. La scorta è un momento di grande afflato. Io ho scortato personaggi come Spadolini, ho scortato giudici impegnati nel processo Moro, quindi personaggi che erano nel mirino. Ma devo dire che con tutte queste persone, sto parlando appunto di Spadolini, Vitalone, con tutte queste persone c'era un rapporto di grande, non dico amicizia, perché amicizia è una parola grossa, però un momento, cioè, ti ho raccontato quella volta del giudice che io andavo a fare la scorta la mattina alle 8 alla Balduina, e siccome noi arrivavamo sempre prima, scusate ma oggi qui fa molto caldo, e un giorno alle 7:30 lo trovai sotto casa col cane, e quindi gli chiesi, dico: ma scusi giudice, ma io la devo scortare, lei se ne va da solo un giro col cane, e non mi sembra una cosa giusta, una cosa... E lui mi guardò negli occhi, era un personaggio straordinario, poi sarebbe diventato procuratore generale della Repubblica a Palermo, e lui mi disse: ma io vivo solo, c'ho soltanto sta povera bestiola, ma chi ha porta in giro? E che gli dici? Allora feci un patto di nascosto con la sala operativa, perché io molte volte, certe volte mi dicevano, lavoravo in proprio, non riferivo tutto, cioè riferivo le cose importanti, però queste cose me le tenevo per me. Mi disse: senta giudice, facciamo una cosa, per me venire qua alle 7:30 o venire alle 7 è la stessa cosa. Io alle 7 sto qua, salgo, prendo il cane, lo porto a fare i suoi bisogni. Lei intanto prepara il caffè rigorosamente con la moca, poi io risalgo, ci prendiamo una tazzulella di caffè e poi andiamo a lavorare. E lui rimase colpito da questa mia disponibilità, quindi poi erano anche i tempi in cui il poliziotto non era così acculturato, no? Quindi magari sentire parlare un italiano perfetto, questa è una cosa che lo ha colpito. E quindi niente, facemmo questa cosa che durò qualche mese, poi lui venne trasferito a Palermo con questa promozione
prestigiosa e siamo rimasti in contatto fino a poco tempo prima della sua scomparsa. Questo per dire come poi si crea quel momento di non dico amicizia. Massimiliano, come lo definiresti tu che sei un analista? Secondo me un momento di comunione. Nasce una forma di fratellanza. Cioè, ecco. Tutte e due le persone coinvolte nello stesso obiettivo e tutte e due le persone che interagiscono fra di loro. Vedi quanto è diventato bravo Massimiliano Burri, però da quando viene qua a doppia vela. Cioè, in pratica uno aiuta l'altro, è un po' come... Una condivisione, veramente. Una condivisione di intenti e di doveri anche, perché poi tutte e due eravate investiti di un dovere importante, tu quello di proteggergli la vita e lui quello di amministrare la legge. Quindi credo che si sia creata più una fratellanza che una amicizia. Una fratellanza. Tra poco, stasera non abbiamo Fracassi, che è impegnato nella presentazione del suo libro Una marcia su Roma, che sta ottenendo un grande successo, quindi tra poco... Quindi Giulio, stasera, cioè Fracassi, non può litigare con Vincenzo Fratta? Sì, però Fratta, stai tranquillo, che litiga da solo. Tra poco, adesso Gatto Martina lo chiamerà fra qualche minuto. No, ricollegavo Massimiliano a una cosa che tu certamente saprai. Negli Stati Uniti, lo dico anche per i ragazzi in regia, negli Stati Uniti tutti coloro che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, alle grandi battaglie contro i giapponesi, hanno diritto a viaggiare gratuitamente su tutte le linee aeree statunitensi. Ah. Cioè un reduce da Okinawa o da Guadalcanal può decidere di prendere lui e il suo compagno un aereo a Buffalo e arrivare a Roma e non paga, perché hanno una specie di non so come dire, Massimiliano, una specie di distintivo, è un distintivo che loro lo esibiscono quando vanno a fare il check-in e hanno diritto a viaggiare senza pagare nulla. Lui e chi lo accompagna, che può essere la moglie, un figlio. Parliamo di gente che ha una certa età, perché parliamo di reduci della battaglia di Guadalcanal. Quindi stiamo parlando degli anni 43, 44, quindi 89. Stiamo parlando di tanti anni fa. Mi capitò una volta, eravamo all'aeroporto di Fiumicino per fare un servizio di vigilanza ed ero lì con alcuni ragazzi del reparto mobile. A un certo punto uscirono dei viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e io, siccome avevo studiato questa cosa del distintivo, della placca, ecco, chiamiamola placca, lo vidi che esibiva la placca al poliziotto di frontiera. E io lo guardai negli occhi, capii che quella era la placca che distingueva tutti gli eroi di Guadalcanal. E quando lui mi venne vicino, era un uomo grande, aveva una certa età. Non era più un ragazzo come quando aveva combattuto nei Marines. E beh, io lì feci una cosa a Massimiliano che ancora ricordo. Perché quando ci passò vicino, ordinai attenti. E questa persona si illuminò quando vide poliziotti in divisa che si mettevano sugli attenti davanti a lui. Fu un momento, anche quello, Massimiliano, fu un momento di grande fratellanza. Beh, allora, dimmi Massimiliano. Ma la storia dei reduci americani è una storia importante. Il reducismo in America è rispettato da tutti. Beh, certo. Ancora oggi, per i grossi sacrifici che hanno fatto sempre i soldati americani, nella giusta e nella cattiva sorte, nella buona e nella mala politica, questo dobbiamo anche sottolinearlo, hanno dato la vita per il loro paese. Io mi ricordo una volta sono stato a una manifestazione militare in America, a San Diego in California,
e c'era questo reduce proprio delle battaglie contro i giapponesi, e a un certo punto ho notato una fila davanti a lui, ho detto ma che sta facendo? Era la fila delle persone giovani, anziane, di mezza età, che gli stringeva la mano e gli faceva thank you for your service, grazie per il suo servizio. Ecco, a quel punto ho sentito il bisogno anch'io di mettermi in fila e di ringraziarlo. Fra l'altro era un italo-americano e mi raccontò tutte le sue peripezie durante le battaglie e mi disse pure che era stato a Cassino. Quindi una persona importante, era un medico che aveva salvato tante vite e mi disse io salvai anche tante vite di italiani e di tedeschi. Ecco, questa è una cosa bellissima, è l'amore di patria, l'amore della bandiera, che forse certe volte in Italia viene un po' dimenticata e ci si divide in partigianeria, laddove poi le persone hanno combattuto e rischiato la propria vita. Beh, vabbè. Stavo seguendo perché ho visto la vedova del commissario Calabresi da Bruno Vespa, ha fatto un intervento bellissimo quando ha detto ho fatto del perdono la mia ragione di vita, e gli hanno assassinato il marito quando lei aspettava un figlio, quindi potete immaginare che vita ha fatto questa donna, che poi invece si è dimostrata essere una donna molto coraggiosa. Io ricordo nel 74 i titoli dei giornali, ricordo i giornali che scrivevano giustiziato l'assassino di Pinelli in prima pagina. Quindi sarebbe bello se ogni tanto qualcuno si ricordasse del sacrificio, sì, della scorta di Moro, del sacrificio dei ragazzi via Prati di Papa, del sacrificio di tutti coloro che hanno dato qualcosa per lo Stato, ricevendo in cambio il giusto, ricevendo in cambio la giusta soddisfazione. Ma questo non dico soltanto per la polizia, ma anche per i carabinieri, per la Guardia di Finanza, tutti coloro che si sono sacrificati. E ha fatto bene il presidente Mattarella, nella giornata dedicata alle vittime del terrorismo, a ricordarlo e a sottolinearlo. Allora, apriamo la pagina, abbiamo la pagina su quello che sta succedendo in Ucraina. Massimiliano Burri, è il momento tuo, prego. Ma c'è una situazione di stallo, perché praticamente i due eserciti si stanno osservando. Soprattutto nella zona del nord-est i russi hanno creato un cuscinetto fra l'Ucraina e la Russia stessa, di modo che hanno le spalle coperte, mentre invece nella zona del Donbass continuano ad attaccare l'esercito ucraino. C'è da dire una cosa molto importante: il tempo lavora contro l'esercito di Putin, perché stanno arrivando gli armamenti dell'ovest, e quindi gli ucraini si rinforzano giorno per giorno e stanno acquisendo comunque materiali di prima categoria nettamente superiori a quelli impiegati dai russi. Questo bilancia ancora una volta la guerra, e questo dovrebbe ancora una volta portare i due contendenti alla ricerca di un dialogo per almeno imporre una tregua, perché sicuramente questa guerra attualmente, con questi schemi, con questi aspetti politici così diretti, non finirà. Non se ne vede via d'uscita. Massimiliano, perdonami, ma intanto hanno distrutto mezza Ucraina. Ci sono palazzi bombardati, interi quartieri che non esistono più. Chi pagherà quei danni? Ma li pagherà sicuramente l'Occidente, di certo non Putin. Di certo la Cina si presenterà per ricostruire, ma non lo farà gratuitamente, questo è ovvio. Ecco, a proposito di questa parola, quando per esempio la Francia manda gli armamenti, ma li dà gratis? Sì. Diciamo che quindi sono... l'Inghilterra li dà gratis? Sono armamenti che vengono inviati gratuitamente. Anche noi italiani, quindi? Certo, inviamo... assolutamente sì. Non c'è assolutamente nessun accordo di tipo commerciale, ma
e questo lo dobbiamo dire. Ad esempio, la Polonia ha mandato 250 carri armati in Ucraina, riceverà poi gratuitamente degli armamenti da parte degli americani. Lo stesso la Repubblica Slovacca, che ha mandato degli aerei e riceverà gratuitamente dei carri armati. E quindi anche noi che mandiamo le armi in Ucraina, poi avremo... ne riceveremo altrettante dagli Stati Uniti. Sicuramente avremo delle facilitazioni, visto che comunque gli Stati Uniti e la Germania sono diciamo, i nostri referenti per gli acquisti fatti all'estero. Ma com'è che gli americani sono diventati tanto generosi? Ma io, Giulio, poi dopo se posso... C'è la pubblicità fra un minuto, vero? No, perché la storia ci ricorda che la famosa legge affitti e prestiti della Seconda Guerra Mondiale non era proprio tanto affitti, era prestiti. No. Perché tant'è che gli Stati Uniti mandarono una corazzata a Città del Capo a ritirare l'anticipo di 50 milioni di sterline in oro che gli inglesi dovettero pagare in cambio delle armi degli americani. Quindi, poi adesso, per carità, adesso sono diventati più generosi e questa è una cosa che ci fa molto piacere, ma fa molto piacere anche alle popolazioni. Però perdonami, Giulio, però abbiamo 20 sentito secondi, cioè parlare... c'è la pubblicità, dimmi. No, però abbiamo sentito cioè parlare, cioè visto che Draghi è rientrato dalla visita che ha fatto in America con Biden e si è riparlato di un piano Marshall, che noi sappiamo benissimo il famoso piano Marshall, cioè precedente, poi che in che cosa ci consisteva, e in effetti non era oro tutto quello là che luccicava, e l'Italia, a detta di Draghi, si è mostrata possibilista anche a partecipare anche a livello economico a questa ricostruzione, cioè, dell'Ucraina, tanto che poi noi nella puntata della settimana scorsa abbiamo affrontato anche il nodo, ma un piano Marshall per le aziende italiane che a settembre probabilmente non riusciranno a riaprire visto l'aumento vertiginoso delle materie prime, è previsto anche per loro? Cioè, ci fermiamo per la pubblicità. Noi non ci occupiamo di politica, Marco, la politica la lasciamo agli altri, noi facciamo la cronaca. Sai perché è tanto bello fare la cronaca? Perché la cronaca sovrasta tutta la politica, no? Per cui è come quando parliamo di calcio, parli di calcio, parli della politica, del calcio, allora ti rendi conto che forse c'è qualcosa che non va. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Torniamo in diretta, ultima mezz'ora. Custos quid noctis era un famoso libro di Fruttero Lucentini, che poi significa che ora è, praticamente. Però i latini, custos quid noctis, certamente colpiva. Abbiamo il direttore Edicola Web, Vincenzo Fratta. Buonasera, direttore. Sì, buonasera. Senti, ma stasera non c'è Fracassi perché è impegnato nella presentazione di un libro e Marco Biccheri diceva, ma adesso con chi litiga Vincenzo Fratta? Ma Vincenzo Fratta non litiga con nessuno, discute. Certo. E poi il direttore comunque è una persona di un certo spessore, quindi possiamo avere delle opinioni diverse, ma insomma non si litiga. Senti, venerdì prossimo sei in studio con noi, lo sai, sì? Volentieri. Quindi credo che Marco Biccheri poi avrà modo di ricordartelo, quindi ti avremo in diretta. Senti, direttore, mi stavo soffermando, vabbè, a parte che stavo leggendo la dedica che mi ha fatto il professor Carlo Gaudio, autore dell'Urlo di Moro, un libro straordinario. Mi ha scritto nel ricordo della grande politica e del maestro Aldo Moro, quindi è una cosa che è stata una trasmissione molto, molto interessante. Però volevo affrontare con te l'argomento dei prigionieri di guerra, perché abbiamo visto tanti soldati ucraini uscire da questa giaieria e quindi consegnarsi ai russi. Per carità, è stato scritto e lo hanno ribadito anche i russi, saranno trattati secondo la legge internazionale. Ma tu ci credi? Ma qualche dubbio ce l'ho. Innanzitutto bisogna dire che questi combattenti ucraini, sia questo battaglione Azov, sia i Marines
ucraini si sono battuti con grandissima forza, con grandissimo coraggio, e quindi meriterebbero sicuramente il migliore dei trattamenti. E molti non si volevano arrendere, nonostante fosse arrivato l'ordine da Zelensky, e naturalmente ci sarà stato un accordo per avergli quantomeno salva la vita, poi stanno sostanzialmente in prigionia. Rimane il mistero che non tutti sono usciti, che cosa vogliono fare quelli che sono rimasti dentro. Poi ci sono anche due segnali, possiamo dire, preoccupanti, sgradevoli. Uno è il presidente del Parlamento russo, della Duma, che dice che secondo lui loro sono dei criminali di guerra. Beh, proprio da che pulpito viene la definizione, più che la predica, la definizione, sì, la predica. E poi anche c'è stata un'intervista alla stessa televisione russa di un militare di alto grado, non ricordo quale, che ha detto sì, sono prigionieri di guerra, eccetera, però gli incidenti possono succedere, poi può essere che qualcuno si suicidi, addirittura la speaker della televisione l'ha affermato. Certo, non si trovano in una buona situazione, devo dire. Beh, i russi, direttore, la guerra, perché la definizione di guerra già è una definizione bastarda per eccellenza, no? Per definizione, la guerra è guerra, e in guerra non si fanno sconti. Poi venerdì prossimo, quando sarai presente qui in studio, avremo modo e maniera di ritrovare vecchi ricordi, eccetera eccetera eccetera. Ma in guerra ma che ne sapeva il vaccaro americano che stava bombardando Roma, la città eterna? Cioè, tu non potevi pretendere che un ragazzino di 20 anni a bordo di un bombardiere sapesse che stava bombardando Roma. In quel momento poi l'America era l'altra faccia della luna, non era come oggi. E quindi la guerra è... C'è una vecchia stampa, chiamiamola pure stampa, nella quale si vede un soldato italiano che si carica un suo commilitone ferito e si avvia verso le trincee, soltanto che sbaglia la direzione, anziché andare dalla parte italiana va dalla parte inglese. Allora la stampa ufficiale, per carità, dice che gli inglesi lo hanno soccorso, rinfrancato, eccetera eccetera eccetera. La realtà è che gli hanno sparato. Cioè, voglio dire, quindi, direttore, la guerra è bastarda proprio per questo motivo, no? Beh, sicuramente, naturalmente. I russi, almeno la parte sovietica, ha una tradizione però di particolare cattivo trattamento verso i popoli, e non solo i soldati, ma anche i civili, che considerava per loro dei pericoli. Putin sta un pochettino ripercorrendo la stessa via, speriamo che non abbiamo visto quello che hanno fatto ai tedeschi a Stalingrado, no? Ai prigionieri sì. Tedeschi di Stalingrado, soltanto il 10% sono tornati, Non c'è dubbio, e anche anche la popolazione civile che è stata fatta andare in Russia, diciamo, tra virgolette, deportata, trasferita, non sappiamo come se la vedrà. Comunque speriamo che almeno gli anni che sono passati, almeno per questa parte, abbiano mitigato un pochettino queste cattive abitudini che avevano da quelle parti. Massimiliano Burri, secondo te che fine fanno i prigionieri? Io credo ucraini? Che Putin con questi prigionieri potrebbe avere qualche carta in più da giocare, anche a livello di trattativa. La storia, ahimè, ci insegna che i russi, anzi l'Unione Sovietica, alla stessa stregua dei nazisti, non hanno mai rispettato i prigionieri, o comunque non si sono mai... La Convenzione di Ginevra non è stata mai rispettata da nessuno. Sì, protagonisti della Convenzione di Ginevra. Sai che la Convenzione di Ginevra stabilisce che non si deve sparare sui paracadutisti finché non toccano terra.
e nello stesso tempo che i paracadutisti non possono sparare dall'alto finché non toccano terra. Ma secondo te è mai successa questa cosa del genere, Massimiliano? No, assolutamente non è mai successa. Ci sono delle foto della popolazione inglese che si addestra a sparare ai paracadutisti nei sobborghi di Londra mentre erano in volo, quindi è chiaro, ma queste sono sfumature, fra virgolette, se mi è consentito il termine. Il discorso è che se i combattenti di Azov dovessero risultare, come ha dichiarato il presidente della Duma, dei criminali di guerra e quindi fucilati, penso che la situazione peggiorerebbe di molto e darebbe ancora di più un motivo per continuare il combattimento, la lotta al popolo ucraino. Quindi Putin deve giocare molto bene questa carta dei prigionieri, perché potrebbe pentirsene se la gioca male. Marco Biccheri, poi torniamo con un altro argomento con il direttore Vincenzo Fratta. Marco Biccheri. No, io penso che questa carta se la giocherà molto bene, non credo che farà nulla di quanto ci è paventato, anche perché, malgrado le difficoltà iniziali di questa guerra in cui sta perdendo sicuramente più uomini del previsto, però la mia sensazione è che lui stia un po' consolidando la sua posizione in vista di quello che magari un domani, chissà, speriamo, potrebbe essere un possibile negoziato, dove è molto importante sedersi a un tavolo avendo una posizione di forza, cioè rispetto all'altra parte. Io ho letto una dichiarazione che potrebbe anche far capire c'è molte cose, di uno degli oligarchi più famosi russi, che adesso mi sfugge il nome, che lui ha suggerito, dice: se vogliamo che Putin si sieda a un tavolo, dobbiamo cercare di dargli una via d'uscita che non solo sia dignitosa, ma sia molto vantaggiosa per lui, perché altrimenti non se ne farà mai niente. Ma la via d'uscita ai giapponesi non gliel'ha data nessuno, eh. La via d'uscita ai giapponesi, quando poi hanno attaccato Pearl Harbor, non gliel'ha data nessuno. Anzi, hanno fatto di tutto per isolarli. Quindi io non credo a questo gioco, per carità. Poi potrebbe anche essere, è così, direttore Fratta? Come dice Marco Biccheri, una via d'uscita per Putin? Cioè, logicamente avrebbe bisogno di una via d'uscita per poter sganciarsi, se lo vuole. Il problema è se lo vuole. Io temo che lui abbia provato a prendersi l'intera Ucraina e questo progetto è subito naufragato, però stia ancora tentando di prendere tutta la fascia per andarsi anche Odessa e agganciarsi alla Transnistria. E questo non può essere accettato dall'Ucraina in nessuna maniera, perché significherebbe privarla dei porti, strozzarla, renderla anche economicamente non più sufficiente. Allora, se lui addirittura, possiamo dire, se si accontentasse del Donbass e della Crimea, obtorto collo, forse l'Ucraina potrebbe accettarla per poterla finire. Ma se lui vuole prendere togliere all'Ucraina lo sbocco al mare, non lo potrà mai accettare, perché sarebbe l'equivalente di essere conquistato integralmente. Non so se sono spiegato sufficiente. Capito perfettamente. Volevo sentire Massimiliano Burri su questa eventualità. Concordo completamente col direttore. Se togliamo i porti all'Ucraina, l'Ucraina è finita. Il grano esce da lì, non ce lo dimentichiamo. Ma forse era questo intendimento iniziale dei russi? Ma no, l'intendimento iniziale era quello: lui voleva tutta l'Ucraina, lui pensava di essere accolto da un popolo festante con il pane, il sale e i fiori in mano, no? Come tradizione dei popoli dell'est. Invece è stato preso a cannonate, ahimè per lui. Dici sul serio? Assolutamente sì. Lui confidava molto in un'ipotetica fratellanza fra Russia e Ucraina, dimenticando quello che ci racconta sempre il direttore Fratta, che è più di 100 anni che questi popoli in realtà non è che vanno molto d'accordo, no? E poi, parliamoci chiaro, l'Ucraina ha assaporato il concetto della libertà, ha assaporato un po' d'Occidente, ma chi è che tornerebbe indietro quando poi hai tutti i tuoi lavoratori che sono in giro per il mondo, che mandano i soldi nel paese, che aprono aziende anche all'estero? Ma cioè, sarebbe un salto di 20-30 anni indietro. E pensare, direttore Fratta, che alcuni dei leader dell'Unione Sovietica più famosi, come Khrushchev e Brezhnev, erano ucraini.
Come è potuto accadere poi questo cambio repentino? Ma io credo che, adesso non vorrei ricordare male, che erano nati lì, ma erano russi, insomma, si trovavano lì. Comunque questo che dice sempre, per esempio, il direttore Fracassi, che la Crimea è stata data nel 54, è la verità, nel senso è stata data per in qualche modo compensare l'Ucraina da tutte le cattiverie che aveva subito da Stalin precedentemente. E così come una città dell'Ovest, Ivano Francis, gli hanno cambiato nome, e questo qui era uno dei patrioti ucraini dell'Ottocento, quando ancora erano a livello di un patriottismo culturale, ancora non avevano fatto un movimento politico. E quindi lo capivano anche loro, anche Brezhnev capiva, o Khrushchev, uno dei due, quello che gliel'ha dato nel 54, capivano che avevano una sorta di debito nei confronti dell'Ucraina per quello che Stalin gli aveva fatto passare. E pensare che, leggendo la storia della Seconda Guerra Mondiale, i polacchi, per esempio, odiano molto di più i russi dei tedeschi. Massimiliano Burri, com'è possibile una cosa del genere? Però i tedeschi non sono mai stati molto teneri. I tedeschi non sono stati molto teneri con i polacchi. Erano dei criminali di guerra anche loro. Però non dimentichiamoci che quando ci fu la rivolta del ghetto di Varsavia verso la fine del 44, i russi erano a 15 chilometri dal ghetto di Varsavia e potevano tranquillamente intervenire per salvare il ghetto di Varsavia, per salvare tantissimi ebrei che si erano giustamente ribellati e che combattevano per la propria vita. E non lo fecero. In più, precedentemente c'era stato il massacro della foresta di Katyn, dove uccisero più di 35.000 tra soldati e ufficiali polacchi. Quindi non c'è mai stato buon sangue. Diciamocelo molto chiaramente, le persone più vicine all'ex Unione Sovietica, Russia oggi, da un punto di vista culturale e anche storico, sono i bulgari. Gli altri non hanno mai avuto niente a che fare con il vecchio impero zarista e con l'Unione Sovietica. Sono stati costretti ad accettare le condizioni di Yalta nel 1945 e quindi a piegarsi a un volere planetario, mondiale, di quello che dovevano essere i nuovi assetti, ma non hanno mai vissuto bene con loro. E se ci analizziamo un po' le popolazioni di questi stati, lo capiamo anche da soli, insomma. Torniamo al direttore Fratta, perché qui il tempo vola, quindi abbiamo una decina di minuti. Direttore, c'è uno spiraglio che questi prigionieri, eventuale scambio di prigionieri, faccia presagire una sorta di trattativa, oppure dobbiamo rimanere alle dichiarazioni del presidente ucraino, che ha detto: se non se ne vanno dal Donbass, la guerra non finirà mai? Io credo che ci siano degli accordi tra di loro ad un certo livello, per esempio quello di far uscire in qualche modo i difensori dell'acciaieria, e quindi probabile anche che si possa essere uno scambio. Però il problema è che cosa la Russia vuole fare, cioè quando deciderà che può uscire dalla situazione difficile in cui si è infilata con questa invasione dell'Ucraina. E su questo io non sono ancora, allo stato oggi, particolarmente ottimista, perché vedo che in loro c'è sempre la volontà di fare banco vince, come si dice, e questo non può essere accettato dagli ucraini. Marco Biccheri, Massimiliano Burri. No, guarda Giulio, io prego interventi, vorrei dare una comunicazione anche, cioè, di servizio, perché abito vicino all'ambasciata russa e sono da alcune settimane che l'esercito italiano non ha più la postazione davanti l'ambasciata. Prima c'erano sempre due militari che in qualche modo, cioè, garantivano una forma così di controllo, di sicurezza. Cioè questa postazione è stata tolta da diverse settimane, e in seno anche all'ambasciata alcuni funzionari ora stanno ripartendo verso la casa madre. Ora io non so se per invito delle autorità italiane oppure perché proprio dalla Russia
li stanno cerimando. E come diceva prima Massimiliano, che l'Ucraina si stava un po' occidentalizzando, anche queste famiglie qui che hanno dei figli che ormai erano abituati a vivere qui in Italia, a Roma, dove comunque potevano contare ancora su un internet a 360 gradi, sui McDonald's, dovranno tornare lì in Russia, dove i McDonald's ormai stanno chiudendo tutti perché stanno insomma per una scelta aziendale. Però, internet è diventato molto limitato. Però perdonami Marco, chiudono ma continuano a lavorare con un altro marchio, quindi anche quella mi sembra una presa un po' in giro. Chiude il marchio McDonald's ma i panini li vendono lo stesso. Non è che hanno chiuso i panini, non ci stanno più i panini in Russia, Però è un grosso segnale che sta tornando qualcosa indietro, no? Se noi pensiamo che negli anni 90 c'erano state feste e festicciole per l'apertura di McDonald's a Mosca, e che quindi finalmente anche la Russia era diventata un paese occidentalizzato, e i soldi se li prendeva McDonald's, però certamente adesso i soldi se li prendono i russi, sempre con gli stessi panini, sempre con le stesse salse, sempre con la stessa carne. Scusami, noi dobbiamo anche fare i conti della serva. Cioè, McDonald's ha ritirato il marchio, bene, non prendono più i soldi, però il negozio continua ad essere aperto e a vendere panini. Sì, però questo è un indicatore, indicatore importante di una certa regressione da parte della libertà a Mosca e in Russia, no? Stanno cambiando le cose, si sta tornando verso una specie di nazionalizzazione, come i famosi piani quinquennali che faceva Stalin. Quindi non è un passo avanti, questo è sicuramente tre passi indietro. Volevo sentire Vincenzo Fratta che ne pensava su questi passi in avanti, anzi questi tre passi indietro, come ha detto Massimiliano Burri. Per essere certi bisognerebbe andarsi a fare una vacanza lì, ma non mi pare il caso adesso, perché chissà se veramente questi panini sono uguali, li vendono, e poi sostituire un panino è facile. La carne, tutti i marchi che sono andati via, non lo so, insomma, io credo che nel lungo periodo un contraccolpo sulla vita, soprattutto nelle città dove era più vicina alle nostre abitudini, un contraccolpo ce l'avranno. Nella Russia profonda forse tutto questo non incide, però non saprei dire qui dall'Italia oggettivamente come si vive lì, come la gente comune vive. Questo è difficile, diciamo, per d'accordo, uno che non ha mezzo. Sei d'accordo con il presidente ucraino che questa guerra durerà a lungo? Se la Russia non si accontenta di obiettivi realizzabili che non prevedono la distruzione dell'Ucraina, in questo caso durerà a lungo. Ma appunto io non vedo dalla parte della Russia segnali di un tentativo di dire vabbè, mi accontento di questo e piano piano la cosa va a scemare. Quindi la guerra, allo stato delle cose, è destinata a durare, per forza. Direttore, intanto noi ti ringraziamo, peccato che non puoi fare un contraltare con Claudio Fracassi, però lo faremo venerdì prossimo, no? Volentieri, volentieri. Venerdì Ma prossimo. È comunque piacevole chiacchierare. Sarai con voi, ospite e qui dei nostri con studi. I telespettatori. Grazie al direttore di Ticola Web Vincenzo Fratta, che avremo ospite qui in studio venerdì prossimo. Massimiliano Burri, a te la stessa domanda: durerà ancora a lungo? Durerà ancora a lungo, ma poi ti faccio il domandone finale. La Russia sta finendo la birra, nel senso, hanno già problemi sui missili perché ne hanno sparati tantissimi e non sono stati in grado di riprodurne altrettanti. Non hanno più una capacità anfibia nel Mar Nero perché gli hanno affondato diverse navi. Lo sbarco a Odessa non c'è stato, e è una cosa molto importante che nessuno ha citato, ma è fondamentale. Mariupol è servita, la resistenza di Mariupol e dell'acciaieria Azovstal è servita per distogliere le truppe dallo sbarco su Odessa.
Questa è la cosa fondamentale. Nel frattempo a Odessa sono arrivati i missili Neptune, che sono i missili antinavi che hanno affondato l'incrociatore Mosca e hanno bloccato il tentativo di sbarco da parte dei russi. Quindi è una situazione estremamente stagnante e la Russia dovrà assolutamente trovare una via d'uscita, perché tanto quello che poteva fare l'ha già fatto, non ha più la capacità di andare oltre. Marco Piccheri? Beh, Giulio, certo, io penso che il parere io, illuminante questa cosa, c'è questa cosa ho dei dubbi però no, eh. No, ho dei Giulio, dubbi, ma è ovvio che insomma, prossimo cioè, ne da mai. Quanto leggiamo, sì, la benzina sta per finire, cioè per cui in effetti sembrerebbe molto improbabile come la Russia possa continuare su questi livelli per quanto ha speso, cioè, fino adesso anche in armamenti. Credo che poi, cioè, calcolando anche il prodotto interno lordo che è abbastanza basso, cioè, di questo paese, io non credo che possa essere in grado di poter produrre ancora macchinari bellici per poter continuare, cioè, questa guerra. Quindi anzi, questo è una cosa, cioè, che speriamo che finite anche un po', come dire, cioè, le cartucce, addivenga più miti consigli Putin, è ovvio. Ma Massimiliano Burri, presupponendo che questa guerra duri abbastanza, torniamo alla domanda che ti ho fatto qualche tempo fa e che ti ho fatto anche stasera, poco fa. Ma alla fine i danni chi li paga? Alla fine i danni li pagheremo noi, l'Occidente. Li pagheremo noi con la consolazione, secondo me, importante di aver recuperato un paese come l'Ucraina che poteva essere invaso e consumato da una dittatura. Quindi ci saranno probabilmente dei sacrifici. Ora poi spetta a noi decidere se questi sacrifici sono valsi a qualcosa. Però quando si parla della libertà di un paese, della democrazia di un paese, non ci dimentichiamo che noi siamo qui oggi grazie anche agli americani che ci hanno liberato. Quindi se loro avessero ragionato nello stesso modo quando c'era da andare a liberare e a morire per l'Italia, noi probabilmente a quest'ora non staremmo qui a fare questa trasmissione. Quindi credo che sia importante. C'è Marco Biccheri che scuote un no, po' Giulio, la testa. No, sai perché? Perché si torna sempre al famoso c'è Piano Marshall, no? Perché è vero minuto, che gli americani. Un minuto, ne parliamo la prossima volta. Io già so quello che stai. Per dire, quindi sì, perché da una parte hanno dato e da una parte hanno preso. No, poi. Ma per carità, io ho sempre però nella mia vita io ho sempre tenuto presente una cosa, cioè diffidare sempre dei greci, specie quando portano in dono un cavallo di legno. Quindi quando io un giorno capirò sta cuffia come si mette, quindi bisogna sempre diffidare, però la nostra è una diffidenza da storici, da giornalisti, quindi non è una questione di... Però ecco, io quando vedo tanta generosità certe volte mi interrogo che forse nasconde qualcosa. Allora Massimiliano, hai 30 secondi. Sì, però anche questa vicenda del piano Marshall, sfatiamola una volta per tutti. Il piano Marshall ci ha aiutato, ci ha permesso di dar da mangiare a quelli che erano i nostri figli. E ci ha levato i soldi dalla Banca d'Italia. E soprattutto il piano Marshall servito anche agli buoni. Stati Uniti. Te levo i soldi che c'è in banca, poi te li presto. No, vabbè, va. No, non è così, scusami. No, il piano Marshall è servito soprattutto anche all'America, perché l'America aveva una produzione bellica che doveva riconvertire in produzione civile. È vero. Se non l'avesse fatto, probabilmente gli Stati Uniti sarebbero falliti, perché non ci dimentichiamo che nel 1945 anche gli Stati Uniti avevano finito dobbiamo i soldi. Dobbiamo chiudere. Grazie Massimiliano Burri, grazie Marco Biccheri, noi ci vediamo venerdì prossimo. Volevo ringraziare la regia video Andrea Canizzaro, Giorgio Amodeo regia audio, Gatto Martina in redazione, Erika Menghi in produzione. Noi ci mettiamo la faccia, però dietro c'è tutto un mondo che lavora e che consente questo tipo di trasmissioni. Grazie e buon proseguimento. Di competenza del commissariato Aurelio. Siamo
21. C'è la pistola in mano. Siamo sotto tiro, 21. Siamo sotto tiro. Allora, tutti, rapina consumata, via Venezia. Rapina consumata con coltello.